Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. C'è il risparmio energetico, quindi non ci sono lampioni accesi, ce n'è uno ogni 200 metri. E dunque, partiamo oggi con il secondo video dedicato a Lucca Comics, la seconda giornata. Nemmeno ve lo dico come è finito il viaggio di ieri, vi lascio con la suspense, ma vi dico solo che ho dormito 2 ore. 2 ore stanotte e 3 ore ieri, quindi fanno 5 su 48, vediamo a quante posso arrivare entro fine del Lucca Comics, entro questi 4 giorni se riesco a battere il record. E partiamo, direi. Bene, comincia ragazzi ad albeggiare. Siamo partiti con la macchina, siamo arrivati al famoso bar che vi dicevo ieri, la tappa obbligatoria di tutte le volte che si viene qui a Lucca. Eccolo lì, quindi eccolo. Quindi adesso andiamo a fare colazione, come giusto che sia, e non abbiamo cantato niente in macchina, abbiamo fatto niente perché eravamo troppo devastati dalla partenza, ma dopo mangiamo e ci rifacciamo. Colazione al volo e via! Bene, l'ho versata tutta. C'è il video, ma rimane fra di lui. Guarda, guarda. Dici? Dentro l'orecchio. È una macchia qua, però. No! Colazione al volo e via. Parcheggiare, non vi dirò mai dove l'ho messa, così non mi fregate il posto la prossima volta. Ma bene o male parcheggiamo sempre qui. Abbiamo dovuto fare, cos'era, nel 2019 mi sa, c'è stata una bomba d'acqua enorme, abbiamo dovuto fare questo ponte ed è stato un inferno perché si era completamente allagato. Tra l'altro c'era il plexiglass di fianco, non so se c'è ancora, penso di sì infatti, per cui non defluiva l'acqua. Una volta allagato rimane così, per cui niente, partiamo. Allora, è stata dura, ma sono riuscito a recuperare 3 variant estremamente limitate, rispettivamente in 100, 200 e 350 copie, al padiglione della Goen. Questo era il mio primo obiettivo per la giornata e l'ho raggiunto. E sono riuscito a prendere anche la DNA variant di Darwin's Incident, quindi la giornata sta proseguendo molto bene. Ce ne sono, non mi ricordo se 200 o 250 copie al giorno massimo, per un totale mi sembra di 750. Ok, oggi ce n'è di gente, ce n'è un bel po'. Sì, sono riuscito ad avere un ticket per l'autografo di Checchetto. E queste sono le file per entrare alla Star e per gli autografi da Checchetto. E ci siamo quasi ragazzi, stiamo per entrare per far autografare la copia di Kaiju numero 8.
siamo qui per l'autografo con Checchetto. Grazie mille. E ce l'abbiamo fatta, giornata super proficua, ne ho fatte autografare due dall'esterno e poi all'interno c'è la dedica. In realtà tutti i ticket per i firmacopie erano esauriti, è andata veramente di lusso perché c'era un ragazzo che ne aveva due, uno non gli serviva e quindi praticamente me l'ha dato per 2 euro, però ne vale la pena. Anche perché avrei dovuto essere lì fin dalle 9 di mattina all'apertura per prendere i ticket, solo che non potevo chiaramente perché ero a fare gli acquisti delle variant, per cui non si può essere in due posti contemporaneamente. Per lo stesso motivo non sono riuscito a prendere i ticket per far autografare Claymore e Ariadne, però ci posso provare anche domani, dopodomani, perché bene o male c'è praticamente tutti i giorni l'autore. E ora abbiamo un po' di tempo libero. Incredibile ragazzi, sono riuscito a fare praticamente tutto quello che mi ero programmato di fare, tranne ovviamente la firma, l'autografo sui numeri di Claymore e di Ariadne nel Blue Sky, ma ci riproviamo domani per quello, perché o dopodomani, perché non era fattibile oggi, cioè non si può, troppa roba tutta insieme. Quello che mi interessa è che adesso sono le 2 meno qualcosa e quindi viene pubblicato fra tipo un quarto d'ora, 20 minuti il risultato dell'estrazione della lotteria per provare a vincere lo Shikishi di Fire Force autografato dall'autore, che è qui effettivamente, è qui a Lucca, però bisogna fare un'altra fila per entrare. Dopo, se abbiamo fortuna, vi faccio vedere, altrimenti pace, è andata così. Siamo tutti qui in attesa alla Panini con i nostri fantastici ticket per vedere nell'estrazione se risultiamo vincitori dello Shikishi autografato. Però boh, sarà dura. Stiamo aspettando e tra poco sapremo i risultati. Io ho i numeri che vanno dal 268 al 274, 7 numeri. Ed ecco qui la massa di gente che si sposta per vedere se siamo stati fortunati. Stanno attaccando lì. 177. No. Non so che dire. No, mi sa di no. 268, 274. E lì c'è 272, 284. No. No, beh. 2 e 72. Sì. Sì, eccolo qui. 272. Perfetto, ce l'abbiamo. Che sfiga. Ed eccolo qui ragazzi, il 272, biglietto fortunato, ce l'abbiamo, quindi adesso andiamo a ritirare lo Shikishi autografato. Oggi è decisamente la mia giornata fortunata, non avrei mai pensato di vincere a una lotteria, fra l'altro non vinco niente. Se c'è anche una possibilità del 50%, state sicuri che perdo sempre. Quindi ora andiamo a infilarci nella coda per... Dunque, area, eccolo lì. Firmacopie. Permesso, scusate, signi. Eccoci qua, la doppia fila e andiamo per di qua. Bene, abbiamo fatto la prima fila per avere lo Shikishi e ora ci rimettiamo in fila di nuovo dietro per gli autografi. E ce l'abbiamo fatta, siamo qui con il maestro Okubo che adesso disegnerà uno schizzo sullo Shikishi. Ciao, il tuo nome? Giuliano, si può scrivere in giapponese? Giuliano. Dopo i prossimi 5 può fare la pausa. Sì, ok. Okay.
Ed eccoci qui, ce l'abbiamo fatta, compagni di Ventura, professionisti per lo Shikishi del maestro Kubo. È stato veramente figo e ragazzi, ho avuto la possibilità di far scrivere il mio nome in giapponese direttamente, quindi non ho saputo dire di no. E siamo qui con Andrea Lorenzoni in incognito. Uno dei borghi più belli d'Italia, ma non è che... Junior. Cosa? Strabiliante. No, perché mi disturbo la voce. Niente. No, e basta, sono in pensione, come il vero doppiatore di Junior. Elemento disturbante, il bambino che ha il deficit dell'attenzione. Basta, avevo finito. Torniamo al padiglione di One Piece, in realtà allo stand di One Piece dove vengono rilasciate le mappe, per vedere se con i biglietti della lotteria, con l'estrazione alle 5, abbiamo vinto qualcosa anche lì. Boh, sarebbe un po' troppo forse per la giornata. No. No, per poco. Alberto. Ambo. A 68. E vabbè, è andata così. Non si può avere tutto dalla vita. Di sopra abbiamo Spider-Man.
pausa panino. E si fa un veloce salto alla Japantown, quella lì dietro che vedete è la fila, vabbè in realtà non la vedete ma...